Allora, è emersa un po' l'esigenza di essere più radicati nel territorio, nella realtà quotidiana, addirittura succedeva anche in qualche sestiere, però si avverte anche da parte di altri l'esigenza di rispondere a quelli che sono i problemi cruciali, che sono problemi cruciali sistemici che riguardano tutti, anche nel locale, il problema ad esempio delle forme di finanziamento, del debito, del pagamento di interessi, riguarda tutti, riguarda i servizi che vengono erogati a livello locale, ad esempio gli asili, attività che il comune svolge. E quindi se si vuole affrontare anche sul piano locale i problemi che riguardino l'esperienza, il quotidiano vissuto, si deve ragionare comunque in termini più ampi, complessivi, sistemici. E si diceva che il nodo della finanza è uno di questi nodi che interessa a tutti, perché le questioni poi sono molteplici. Vanno anche dal tipo di cura che si ha delle risorse locali, di come si fanno valorizzare anche i patrimoni che oggi sono centrali, che sono i patrimoni ambientali, culturali e naturali. È tutto collegato al tema delle finanze e di come si possono presentare forme alternative, modi alternativi di valorizzare le risorse, non seguendo i principi della crescita continua, che poi rispondono alle logiche dei tassi di interesse. Pago dei tassi di interesse perché devo crescere come cresco, sfruttando le risorse, sfruttando gli ambienti e non avendo cura poi di quelle che sono le implicazioni. E questo del principio del prendersi maggiormente cura di quelle che sono le implicazioni delle nostre azioni, del nostro agire, riguarda i territori e riguarda anche dimensioni più ampie, possa essere un po' l'elemento di sintesi tra tutti i vari aspetti e tutti i vari movimenti. Il problema è che bisogna anche cercare di superare quelli che sono un po', andare oltre o metterli a tema quelli che sono un po' i limiti della cultura attuale, che sono limiti del narcisismo, si diceva, della chiusura, del chiudersi in se stesso di fronte alle condizioni di crisi, che sono anche di provare vergogna di fronte allo stato del proprio impoverimento. E quindi l'esigenza di ragionare anche andando incontro a quello che è sentire, ma mettendolo in discussione. È un po' difficile, le tematiche sono molte, è un problema di sapere indirizzare anche poi l'azione, perché non abbiamo moltissime energie, quindi scegliere obiettivi che siano anche praticabili. Le campagne sui depositi e prestiti sembra un po' una questione che forse non incontra il gradimento di molti, però quella sul debito, il debito locale, penso che sia importante. Un'altra questione è quella appunto di interagire con gli organi di governo locale, ma anche con le varie agenzie pubbliche, per cercare di far contare di più quello che sono le esigenze della popolazione, mettendo anche in campo ad esempio ipotesi di azionariato sociale diffuso oppure altre forme di riconoscimento di crediti e contributo che può dare la collettività, le comunità territoriali alla gestione dei beni comuni. Un cammino di presa di coscienza. Ecco, riguardo al percorso di questo autunno, può essere senza dimenticare che c'è bisogno anche però di fare un lavoro sul piano culturale, quindi approfondire le varie questioni, il tema della finanza, il tema delle monete, fare un'attività parallela di discussione e anche di intervento, discussione anche di formazione, di intervento nel territorio. E la questione poi io ne lascio tante altre, quella sul credito, sull'azionariato, forse su tutto. Suo figlio si è iscritto alla quarta ginnasio, siccome ci sono dei contributi volontari di 90 euro che devono essere versati entro l'8 di luglio. Allora, è vero che io potrei dire, bene, i 90 euro mi rappresentano una quota, ma quota di cosa oggi? Perché nell'organizzazione di quella scuola lì non c'hai una proprietà, non hai un capitale, capito, sociale. Il caso che ho seguito a Madrid è così, che tu quando i tuoi figli sono lo devi cedere, ma non è che tu dici che è una privatizzazione tua della scuola. Tu sì, però nell'attuale struttura di quel tipo, per esempio delle scuole in Italia, non è una struttura, non è la struttura di Veritas. Veritas si può fare perché è una SPA, perché c'è un capitale sociale che ha delle quote, delle azioni, cioè, gli enti pubblici. Era un ente. No, però per dire, noi sinistra, diciamo, che ci siamo opposti per molti anni culturalmente all'idea dell'entrata della forma privata appunto attraverso le aziende partecipate, ci siamo opposti strenuamente a questa cosa, ormai è passata
e quindi anche il tema dell'azionariato popolare in qualche modo segue un po' questa idea dell'io proprietario. Sì. Cioè, questo vuol dire che ci sono delle contraddizioni dentro evidenti, cioè così come sta nella moneta locale, lo dicevamo l'altra volta, no? La moneta è, in realtà costruiamo delle monete locali che sono dei surrogati, non ho il caffè, mi costruisco la miscela, come si chiama? Miscela Leone, no? Come si chiama? Mi costruisco la miscela Leone perché non ho il caffè buono, no? Quindi non ho l'euro, mi costruisco lo shake. C'è un po' questa cosa un po' socialdemocratica, no, esatto. di mettere la pezza a un problema che invece è strutturalmente molto più grande. Il problema è quanto però questa cosa che diceva anche Maurizio, riusciamo a mettere dentro delle pratiche che costruiscono logiche di rete, di cultura, di fiducia, che poi invece generano praticamente aggregazioni e processi veramente nuovi, innovativi. Allora, no? Questo è il problema, e lì gli scrimi e la difficoltà, no, secondo me, è questo. Sono d'accordo. Va bene. Allora, adesso che abbiamo discusso del mondo, potremmo provare. Anche perché sono quasi le 10, non so fino a che ora pensate. No, perché abbiamo finito 10:30. Ah sì? No, sono grandi questi ragioni, però poi ci perdiamo inevitabilmente perché gli argomenti sono tutti collegati, sono interagenti, e quindi ci perdiamo. Allora, io credo sia importante che stasera qualche idea la tiriamo fuori e in questi 2 mesi che ci mancano ci prepariamo, perché insomma, mentre parlavate mi era venuto in mente la Lega. La Lega di Bossi, no? La Lega di Bossi, perché tutti parlavano con la pancia, no? Ah, con queste emozioni dentro, incazzati perché in aeroporto, cioè, invece bisogna parlare con dei dati, no? Giusto? Con degli elementi concreti. Per esempio nel territorio veneziano, quanti sono i poveri? Ci sono? Quanti sono? Come si misurano i poveri? Sì. Come si misurano e quindi quanti sono? Perché cioè, così individuiamo un universo da coinvolgere, no? O al quale fare delle proposte. E vogliamo fare l'azionariato popolare? Benissimo. C'è solo Veritas o ci sono altre società del comune partecipate verso le quali noi potremmo fare lo stesso tipo di azione? Quindi dico, dobbiamo conoscere i problemi, perché se vogliamo incidere dobbiamo avere delle soluzioni, no? Per avere delle soluzioni dobbiamo conoscere. Di che però bisogna mettersi d'accordo, secondo me, contare e mettersi d'accordo sulle le implicazioni di quello che diciamo. Diamo i compiti. Per esempio, l'azionato dell'area popolare, secondo me, dice una cosa rilevantissima come bivio di scelta, che dice, siccome non riesco più a pesare come cittadino rappresentato da rappresentanti, no? Cioè non ho più neanche più risposta, è una filiera di comando che non funziona più bene. Cioè io leggo uno, poi fai i cazzi suoi, no, funziona bene. Vabbè. Oppure ragiona come Dio, ragiona lui attraverso i lobby. Comunque diciamo, quella logica che noi chiamiamo democrazia rappresentata è inefficace oggi, ha dei problemi. Allora io mi metto su una linea che è invece una filiera di comando che si chiama proprietà. Stiamo ragionando così, certo. Quando parliamo di azionariato popolare. Mi stupisce questa cosa. No, che sei contro l'io proprietario. Franco, che ti è meglio comunista, ti devo avanti. Quindi questo è un tema rilevante concettualmente, perché se noi andiamo a dire fuori, no, azionariato popolare, stiamo dicendo, guardate, siccome il vostro strumento 1 è un po' spuntato, ve ne diamo anche un altro, che ha delle regole diverse però, che bisogna conoscere bene le regole diverse. Quando Grillo compra le azioni e va a Monte dei Paschi all'assemblea dei soci, ha fatto un'operazione mediatica, però non entra sulla governance assolutamente del Monte dei Paschi. Il Monte dei Paschi ha fatto esattamente quello che doveva fare. Quindi questo è un tema, secondo me, su cui dovremmo avere chiarezza, perché quando andiamo a proporre, e dove questa cosa è applicabile e dove non è applicabile. Sulla scuola oggi non è applicabile, sull'arsenale sì, su Veritas sì, sull'aeroporto sì. Ma questa può essere un argomento. Per esempio, io penso che un'altra cosa andrebbe detta, andando un po' avanti, tornando al tema credito, che non soltanto io dico compro delle azioni Veritas con del denaro,
io compro delle azioni Veritas con dei servizi, cioè se un gruppo di Canareggio riesce a far abbattere e ha un valore di unità di conto tempo barra denaro una serie di costi dei servizi pubblici di nettezza urbana, il gruppo Canareggiotto va a Veritas e dice bene, questo vale da, secondo la mia contabilità 100 quote Veritas, le voglio, punto, me le devi dare perché tu dal punto di vista dei ricavi hai avuto minori costi, quindi maggiori utilità grazie a questa cosa qua. Questo mi distribuisci delle azioni gratuite, perché questo tecnicamente è società per azioni, non stiamo inventando niente. Distribuisci azioni gratuite perché gli utili, come sapete, si possono distribuire in dividendi o in azioni gratuite agli azionisti. Mi distribuisci 100 azioni Veritas al gruppo degli sfigati o non sfigati dei Mori di Venezia. No? Sì. Con la ramazza, però, con la ramazza, e devono dimostrare di aver raccolto uno 60 kg di... Quindi però questa cosa prodotta e disarticolata vuol dire, no però scusa Andrea, bisogna riuscire a fare primo un'operazione mediatica per cui vediamo, usciamo con le ramazze e cominciamo a far sì che, non lo so, mezzo Canareggio, un quarto di Canareggio sia più pulito come standard rispetto a prima. E che il mio valore quotidiano con i cassonetti a San Girolamo, il mio lavoro quotidiano con i cassonetti a San Girolamo, valga, oggi non vale niente. Dopodiché aspetto, dopodiché bisogna trasformarlo in lavoro politico, perché a quel punto lì devo essere in grado di costruire negoziabilità, perché se no il nostro amico Razzini mi fa Marameo, no? Cioè a Razzini, cioè gli vado a dire ascolta voglio 100 euro, c'è 100 quote, e mi dice figurati se ti do 100 quote. Quindi il problema è come si costruisce negoziazione su quote. No, pensando che aumenterà del 30% la vecchia TIA, questo è un argomento che è fondamentale. No, allora, la mia domanda è solo questa. Questo è un argomento che possiamo affrontare o no? Sì, però Gilberto, insisto, secondo me, riprendendo un po' la mia parte della discussione di stasera, è che noi abbiamo bisogno di darci strumenti teorici forti per avere azioni forti e durature, certo, sostenibili. Certo. Perché se no, se non abbiamo chiarezza di quello che è l'impianto, stiamo dicendo che è una cosa un po' vecchia da dire, ma è una fondamentale e sana, se abbiamo chiarezza di impianto, poi anche le azioni si sbriciolano. Per niente ho chiesto... Ho detto di avere dati e conoscere il problema. No, io partirei dal bilancio perché è una questione di fondo. Beh, allora tu ti prendi il bilancio. No, non lo prendo io, lo prendevo poi il bilancio. Lui invece cerca l'azionariato popolare in giro come sì, stato fatto. Siamo al momento giusto per partire dall'arsenale. E poi ci troviamo e cominciamo a discutere sulle azioni da fare. Una volta che abbiamo socializzato le informazioni sulla conoscenza del problema. Se no continuiamo a discutere, no? È tempo di cominciare ad agire, perché non abbiamo tempo. Perché dite parlare in punto? Si può fare un piccolo riassunto da adesso? Adesso è luglio, dopodomani agosto, perché qui non ci siamo molto in giro, ma dopo. Va bene? Tutto qua. No, non si fida delle istituzioni. Gilberto, ascolta. È collegato con questo discorso, certo. Un po' aereo, ma è collegato con questo discorso. Un incontro con Giulio Marconi e con Marco Bersani su Finanze Alternative 25 luglio alle 9, però penso ci chiedeva alle 9 di sera, perché era disposto di andare anche prima e parlare un po' di come si può organizzare assieme qualcosa che c'è sul tempo di quadro alla campagna del debito, anche poi mettendoci assieme e creando squadra delle forze si potrebbe anche avere un lavoro più efficace e anche a San Giuliano, non so ancora se spazio è Enica o spazio alle 25 luglio, spazio Enica, quello che adesso non giuro. Penso che la cosa che dobbiamo immaginare è proprio con questa capacità di sviluppare connessioni, proporre un'azione anche molto legata al territorio, a Canareggio, a questa sede della Casa dei Mori,
Quindi immaginare forme di mobilitazione popolare che per esempio costruiscano e elargiscano lavoro vivo e che questo lavoro vivo venga riconosciuto. E questa è un'altra questione, cioè se come cittadino io contribuisco a risolvere, a migliorare la qualità della vita dei miei concittadini, dello spazio urbano in cui vivo, questo valore come viene riconosciuto e perché non viene riconosciuto? Allora, ci sono delle forme di riconoscimento che devono essere attivate direttamente anche con delle strutture di erogazione di servizi, le partecipate comunali, in primis Veritas, che evidentemente di fronte a un mio valore prodotto che produce una riduzione dei costi dell'azienda, deve questo valore essere riconosciuto in due forme, o una partecipazione azionariata, cioè la possibilità di acquisire delle azioni e quindi poter contribuire poi al processo di definizione della governance dell'azienda partecipata, o invece una riduzione delle tariffe che vengono applicate. Queste sono due forme concrete per dare una risposta anche in termini di riduzione all'impoverimento crescente di fasce di popolazione, che anche con l'aumento delle tariffe che è previsto del 30%, evidentemente toccherà ancora una volta la parte più fragile della popolazione, i disoccupati, gli anziani, le persone a basso reddito. Allora, questa è una cosa molto concreta su cui poi si tratta di aprire una vertenza con il Comune e con i dirigenti di Veritas perché effettivamente si stabilisca una convenzione e un riconoscimento di questi servizi. Bravi, ci diamo appuntamento stiamo preparando un piano di lavoro con queste cose che ci siamo detti oggi, quindi non ce le dimentichiamo perché sì. Vito le ha registrate, prepariamo un piano di lavoro e a settembre si comincia concretamente a costruire iniziative del gruppo di finanza alternativa e democrazia locale. Grazie. Grazie a voi. Bene. Grazie. Grazie.